Bentornati, siamo sempre qui dal Muevete, questa grande due giorni dedicata al mondo della salsa, ma non solo. E sono con uno dei protagonisti che devo dire conosco già da qualche tempo, perché lui è un maestro bravissimo di percussioni. Ciao Emanuele. Ciao, grazie. Allora, lui ha iniziato giocando, ridendo e scherzando da One Idos con una o due persone che poi sono diventate sempre di più e adesso quando fanno gli stage, come diceva Michela l'altro giorno in un'altra intervista, sono davvero bravini. Com'è, da dove nasce questa passione per le percussioni? Come mai hai portato avanti questo tipo di musica che in realtà non è molto usuale da noi, no? Italiani. Non è molto usuale, non è molto ascoltata, le percussioni non hanno molto spazio nella musica di oggi, ma ne stanno avendo sempre di più. Com'è iniziata non lo so, mi sono sempre piaciute le percussioni e così. Ho incontrato un bravissimo maestro che si chiama Nebridio Finn, che lo saluto, è un grande. Mi ha insegnato tutto quello che più o meno so fare. E niente, cerco di andare avanti, portare avanti il discorso delle percussioni, che sono belle non soltanto in un contesto di salsa, ma anche nel jazz, anche nel rock, nel funky e dappertutto, se suonate come si deve, insomma. La cosa bella delle percussioni, che è una cosa di getto, una cosa che nasce da dentro, è il fatto che è una continua crescita, è una continua evoluzione, non è come un passo di salsa base che ha imparato quel passo rimane, è vero? Verissimo, le percussioni sono in continua evoluzione, sono come la musica, come qualsiasi tipo di strumento, come qualsiasi cosa, e non si ferma, è in continua evoluzione. Allora, se volete seguire Emanuele, magari anche avvicinarlo, magari frequentare uno dei suoi corsi, come si fa? È una pagina Facebook? Non ho una pagina Facebook, però sono alla scuola One Idos e niente, se contattate questa scuola io sono felice di accogliervi. Di condividere questo grande momento che è il momento delle percussioni. Le percussioni sono magiche anche perché, come voi sapete, siamo fatti di energia e le percussioni sono quelle che danno il ritmo al nostro corpo, quindi è davvero una bella cosa da provare, anche soltanto da ascoltare, da vivere. Grazie Emanuele di essere stato con noi. Grazie. Ti lascio andare perché so che siete di corsa con questi vari stage e poi magari ci risentiamo più tardi. Ciao. Grazie. Ciao a tutti.